percorso che però, sentendo un po' tutti gli interventi, ho deciso di stravolgere completamente, fermo restando che il punto chiave del mio intervento era quello relativo alla creazione di una relazione di fiducia che è necessaria e fondamentale per interagire sia nelle relazioni in cura sia nelle relazioni interpersonali. Le parole però sono fondamentali ed importantissime in ogni approccio relazionale, e qui ho sentito alcuni interventi che mi hanno fatto riflettere e vorrei condividere con voi. Si è parlato di simpatie importantissime. Io andrei su un concetto ancora più elaborato, qual è l'exotropia, ovvero la capacità di entrare in sintonia con l'altra persona nel rispetto del mantenimento delle opinioni e ovviamente supportate su evidenze, perché se certo, facciamo i talk show e non è questo il senso, perché io vedo che abbiamo perso la capacità di confronto su temi. Di solito sempre più ci si confronta e quando non si trovano degli argomenti a supporto di tesi o d'altre si scade nell'attacco personale. Io vorrei invece mandare un messaggio a tutti per recuperare questa capacità di confronto e di approccio critico nel vero senso del termine. Ho sentito il termine scuola, non me ne voglia la dottoressa Ciagli, il termine scuola non esiste più da ormai secoli. Noi abbiamo una formazione universitaria, il che mi riporta a un altro intervento dove si parlava ancora di missione. No, mi dispiace, è vero, noi abbiamo un sentimento forte di appartenenza all'essere umano e quindi alla volontà di prenderci cura, di prenderci in carico l'assistito, ma non è una missione, è una professione e come tale non permette neanche l'espressione dell'ansia, sentivo. Un professionista competente, formato, non ha ansia perché gestisce le emozioni, può cedere a casa, ma sul campo, visto che parlavamo anche di battaglia, non ha spazio per dare voce a questo tipo di emozione. Quindi sarò breve perché dobbiamo entrare nel merito e nello spazio che è giusto dare agli infermieri, ai miei futuri colleghi, che aspetto veramente tantissimo, con enfasi. E volevo anche precisare un ultimo punto, l'importanza della advocacy del nostro ruolo nel momento in cui entriamo nel territorio di appartenenza. Per quanto riguarda appunto il territorio, le figure ci sono già tutte, perché c'è l'infermieristica di famiglia e di comunità che non ha delle nozioni, è formato specificatamente per quel tipo di attività. Quindi invito la politica qui presente ad ascoltare le persone che lavorano sul campo e che conoscono la materia, perché mi date modo di dirvi che l'anno scorso, partecipando all'ultimo incontro con la Regione sulla necessità di fabbisogno infermieri, formativo degli infermieri, avevo chiesto un tetto massimo, mi è stato detto di no, al che la motivazione ovviamente rientrava in un percorso più vasto. Voi dovete pensare di formare non solo per la carenza già pregressa esistente ante Covid, ma in una visione di cosa volete ottenere nel campo dell'assistenza. Perché io ti dico, perdonatemi questa modalità così accesa, ma è un tema che mi tocca veramente tanto. Quanti infermieri hai bisogno secondo cosa vuoi fare? Perché se vuoi potenziare il territorio, se vuoi lavorare in sicurezza delle cure negli ospedali, non puoi pensare di avere rapporti infermieri, oppure nelle strutture avere rapporti infermieri-pazienti 1-15, 1-10, è impensabile. Scusatemi, io adoro questa professione, sono un idealista da sempre e neanche 35 anni sul campo riescono a togliermi questa cosa.